c'è un uomo in fuga ed è quell'uomo che ha fatto irruzione in un pensionato per monaci, ha ucciso la guardiana che avrebbe poi dato l'allarme, non si tratterebbe, diciamo, subito di terrorismo. Caccia all'uomo in Francia, dove ieri sera intorno alle 9.30 un uomo incappucciato armato di fucile a canne mozze e coltello ha fatto irruzione in una casa di riposo per religiosi a Montpellier sud-est, vicino a Montpellier, sud del paese, dove vivono stabilmente 60 monaci, ex missionari, 6 laici e 6 suore, uccidendo la custode del pensionato con 3 coltellate, dopo che la legata imbavagliata. Un'unità speciale della polizia è penetrata all'interno della struttura verso l'una, mettendo in salvo tutti i residenti. Ancora una volta, dopo l'attacco in una chiesa firmato ISIS del 26 luglio, in cui venne sgozzato il parroco Jacques Amel, viene colpito tutto un avversario religioso, ma resta sconosciuto il motivo dell'assalto. La polizia per ora parla di attacco criminale, ma in Francia l'allarme terrorismo resta altissimo dopo 7 arresti tra Strasburgo e Marsiglia, che sabato scorso hanno sgominato una cellula terroristica pronta a costruire a Parigi. Mancano 9 giorni al referendum, il dibattito adesso è su che cosa succederà dopo, dal 5 dicembre, e prende posizione come da tradizione anche i giornali anglosassoni. Non si vota su di me, ma su una riforma importante per il paese. Matteo Renzi torna a spingere la personalizzazione del referendum e spiega, senza la vittoria del sì, servirebbe una nuova fase di instabilità. Ma la fronte opposta si contesta questa affermazione, anzi per Berlusconi le nuove norme sono pericolose perché riducono gli spazi della democrazia. La discussione in queste ore si concentra anche sulle conseguenze di un'eventuale vittoria dei contrari alla riforma, per Di Maio e 5 Stelle si dovrebbe ritornare al più presto al voto. La sfida del referendum ormai superato i confini italiani e divide anche all'estero. Il Financial Times aveva lanciato l'allarme nel caso di una vittoria del no, per il quale invece tifa un altro settimanale inglese, l'Economist. Risolto il giallo della donna italiana uccisa a Morro di San Paolo in Brasile, ha confessato un uomo che la conosceva e che ha detto ero sotto effetto di cocaina, non ricordo cosa ho fatto. Dopo un lungo interrogatorio ha confessato l'uomo responsabile dell'omicidio di Camilla Canzoniere. L'italiana ha trovata morta giovedì scorso a Morro di San Paolo, nello stato di Bahia. L'assassino viveva nello stesso quartiere della donna, ricordato di averla incontrata per strada e di averla accompagnata a casa dove è avvenuto il delitto. Non ricorda in particolare il sotto l'effetto di una massiccia dose di cocaina. L'uomo aveva precedenti per spaccio di droga su di lui ed è nominato un mandato d'arresto. Durante l'interrogatorio ci siamo resi conto che il carcere lo ha reso più aggressivo, ha rivelato le forze dell'ordine ai giornali locali. Ieri sera, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi, più di 500 persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata a Ragusa per la 39enne uccisa. E in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Polizia Moderna, vista dalla Polizia di Stato, ha dedicato un lungo esempio sul fenomeno del femminicidio e sulla violenza di genere. Un'analisi profonda del fenomeno della violenza sulle donne in cui trova spazio le iniziative della Polizia di Stato messe in atto con la campagna Questo non è amore. E un'intervista a Lucia Nibali che nel 2013 fu aggredita con l'acido dal suo compagno. Andiamo ora come titolo anche ai quotidiani nelle edicole. Ecco la stampa, più il sangue di paura, il Taos, il Cancunese, il Taos, l'incubo della riunione del 94, ecco questa fotografia che dice molto sulla situazione che si sta vivendo in parte d'Italia. Il giornale, adesso la finanza punta sul no, è un'occasione.